Quanto abbiano pesato le incomprensioni degli ultimi tempi tra il sindaco Acquolinti ed il prefetto Trotta non è dato sapere, ma la sensazione che serpeggia tra i tifosi è proprio questa. Quello che circola a Messina sono queste voci, ma io non voglio credere a queste voci e in ogni caso se così fosse non capisco il perché dovremmo rimetterci noi, ripeto, perché ci rimettiamo solo noi tifosi. La squadra naturalmente ne risente, la società in parte che perde gli incassi. Però in generale noi che abbiamo fatto l'abbonamento perdiamo una partita che nessuno ci ridà. La domanda ricorrente è la seguente. Perché se l'anno scorso si è giocato con un sistema di videosorveglianza peggiore di quello odierno, espletato con le telecamere mobili e con uno stadio in condizioni di molto peggiore, oggi la prefettura decide che non si può giocare a porte aperte? E a quanto pare le telecamere sono state ordinate, stanno per arrivare e debbono solo essere montate. Comunque il problema delle camere è secondario, visto che l'anno scorso con lo stesso impianto di videosorveglianza si sono giocate 37 partite senza nessun problema. Comunque l'anno scorso facevano, mettevano una telecamera mobile, possono fare anche adesso, a meno, è quello che ho capito io. Cioè l'anno scorso questo problema non c'era nonostante l'impianto era uguale. E infatti, ora non capisco perché ora alla fine ci penalizzano a noi tifosi. Potrebbe, non so precisamente, che magari l'anno scorso hanno dato, diciamo, non in deroga, diciamo, hanno chiuso un occhio, diciamo, no? Però pensando che quest'anno tutto si risolvesse, non si è risolto, però se è vero come è vero che abbiamo il sindaco già ordinato il tutto, potevano evitare anche dalla prefettura di chiuderci le porte. Quel che dà ancora più fastidio, soprattutto alla dirigenza dell'ACR nella persona del suo patron Pietro Lomonaco, è che questa decisione sia stata comunicata alla società ben un giorno dopo rispetto alla Lupa Roma. Un sopruso per la città, ha tuonato Lomonaco, in una conferenza stampa a fianco di un Acquolinti, in notevole imbarazzo per questa nuova scure che cade sulla sua amministrazione. Il sindaco ha sottolineato come tutto sia stato fatto secondo programma, come già dichiarato durante la cerimonia di presentazione della squadra al Monte di Pietà. La verità probabilmente è che si è sottovalutato che il passaggio a categoria superiore della squadra del Messina avrebbe potuto comportare una maggiore, diciamo così, fiscalità da parte dei controlli e direttive della prefettura in materia di sicurezza. Sarebbe un danno intanto di immagine per tutta la città, come ha detto il presidente Lomonaco. E comunque credo sia irrispettoso nei confronti della città e dei 2000 abbonati che nonostante tutto ci sono alcuni che fanno sacrifici immensi economici per seguire la propria squadra, e credo che nel rispetto dei tifosi si debba fare di tutto per permettere che questa partita si giochi. E dico, se mettiamo caso non si mettono d'accordo adesso, non si trova una soluzione? Io personalmente cerco di andare lo stesso, anche se mi metto davanti al cancello, non me ne frega niente del prefetto e del sindaco a Corinti, non mi interessa. Ma diciamo che quello che sta succedendo precisamente non lo sappiamo, però di sicuro sono cose che capitano solo in questa città, quindi non sappiamo neanche più con chi prendercela. A Corinti non ha fatto, non l'ha fatto, comunque il succo di tutto è che alla fine quelli che ci rimettiamo siamo solo noi tifosi, perché abbiamo pagato, specialmente gli abbonati che abbiamo pagato, e perdiamo pure la partita. Un problema di consegne di materiali durante il mese di agosto, così è stato giustificato dal sindaco Acquolinti il mancato montaggio del nuovo sistema di videosorveglianza. C'è una riunione in corso alla prefettura, speriamo che il prefetto per questa partita ci lascia entrare, e poi il Messina o Acquolinti che si hanno tutti 14 giorni di tempo per la prossima in casa per mettere tutto a posto. Nel caso non lo mettono, allora il prefetto poi avrebbe le sue ragioni per chiuderci, però 15 giorni di tempo ce li potrebbe dare. Tu sei qui che stai aspettando di avere notizie? Io sono qui che sto aspettando le notizie, perché io voglio che il Messina giochi domenica e lo voglio per tutti i miei compagni tifosi che frequentano la curva, perché è giusto che, non è giusto intanto che la città, che è comunque una piazza importante come Messina, sia l'unica squadra professionistica a giocare a porte chiuse nel proprio stadio la prima giornata di campionato appunto in casa. Oggi nuovo sopralluogo disposto dalla prefettura. Si attendono favorevoli sviluppi, non fosse altro che nei confronti dei tifosi che hanno comprato abbonamenti spesso con non poco sacrificio pur di sostenere la propria squadra del cuore. Ma ancora noi siamo fiduciosi che ci sia un cambiamento di rotta da parte della prefettura, per cui non ci sbilanciamo in niente. Se dovessimo rimanere fuori dobbiamo pensare a fare qualche cosa, perché non è possibile subire sempre senza reagire. Ma qua fanno a Messina, fanno scaricabarile, la verità è questa. Cioè quello dà la colpa a quello dà la colpa a quello, e poi è sempre in quel posto la prendiamo noi tifosi. Cioè
in tutta Italia fra Serie A e terza categoria, forse domenica è l'unica partita che si gioca a porte chiuse, ma stiamo scherzando. Svegliatevi tutti quanti, svegliatevi. Ma non si poteva agire prima, piuttosto che ridursi, come spesso sta accadendo, all'ultimo momento. Forza Messina.